presento, direi, una mamma, oltre primo ruolo mamma, una grande donna e soprattutto professionista, un medico eccellente che mi ha, pensate, quando l'ho conosciuta, gli ho mandato, l'ho cercata perché avevo ascoltato un suo video sui danni da campi elettromagnetici. Non ti ricordi? Mando questa email perché ho detto questa non può non divulgare queste cose a tutti, farle conoscere a tutti, insistere e persistere e insistere su quello che veramente è il problema e cosa stiamo facendo a questi ragazzi e non solo, a noi stessi. E quindi è un onore avere con noi la dottoressa Quini. Grazie di cuore, grazie di essere qua, Deborah. Grazie, Deborah. Grazie, grazie a tutti. Ovviamente se siamo qui, intanto che Giorgio mi scarica le slide e comincio a parlare, se siamo tutti qui vuol dire che siamo tutti un po' più sensibili, diciamo, della media, quindi è inutile adesso vi sto a fare tutta la paternale su quanto sia importante avere cura nei confronti del nostro ambiente. Io sono rappresentante ISDE per la provincia di Fermo e rappresentante per lo Stop 5G regionale delle Marche, io vengo dalle Marche. Purtroppo sì, la problematica dei campi elettromagnetici è assolutamente poco conosciuta, non soltanto al pubblico generale, ma purtroppo a noi operatori della salute, quindi a noi medici, infermieri, operatori del benessere, è come se fosse uno di quegli inquinanti poco gettonati, soprattutto perché fa scomodo dire che i nostri cellulari, che sono tanto carini, che ci fanno fare tante belle cose, potrebbero creare dei problemi. E io che sono una mamma me ne rendo conto adesso, la mia bimba 10 mesi, adesso spero che stia ancora dormendo con il papà, appena ho finito è l'ora della pappa per lei, è sicuramente facile da gestire con un bel cellulare che ti fa da babysitter, e questa è una delle cose che purtroppo in ambulatorio io vedo regolarmente, grazie, perfetto, che io vedo regolarmente con grande disappunto da parte mia, perché dico mamme, papà, nonne, capisco che sia comodo piazzarli davanti a un tablet, ma ci dobbiamo rendere conto di quali danni gli stiamo facendo, non soltanto per l'esposizione ai campi elettromagnetici, ma anche per l'esposizione prolungata al dispositivo elettronico, che è stato osannato durante il periodo Covid con la DAD e con tutti gli apparenti vantaggi che ha dato, ma adesso stiamo pagando le conseguenze, perché quello di cui oggi vi parlerò non sono dei ragazzi malati, ma sono dei ragazzi che stanno bene, cioè dei ragazzi che sono in apparente buono stato di salute, come si dice, l'ABS, ma che poi se andiamo invece ad analizzare stanno tutt'altro che bene. Ora, la casistica che io vi porto sono tre ragazzi, tre adolescenti, che come problematica hanno la mala gestione della rabbia, cioè i genitori me li portano perché hanno cercato di portarli dallo psichiatra per farli gestire da un punto di vista psichiatrico, poi per qualche buona sorte invece che approdare nello studio psichiatrico sono venuti nel mio studio, e è stata una buona sorte perché insomma sono tre storie a lieto fine, però non vanno tutte così purtroppo, soprattutto perché l'indirizzo poi del medico di famiglia o del pediatra di base purtroppo è non molto preparato, cioè non è che sono cattivi o sono dei cattivi medici, magari sono poco consapevoli. Allora, quindi quello che vi posso presentare oggi è la gestione da un punto di vista clinico-terapeutico del ragazzo, e ve la presento anche ovviamente in associazione con uno strumento che è validissimo, che è quello dell'S-Drive, che ci fa vedere in qualche modo anche quando non c'è malattia apparente che cosa ci può essere sotto un disturbo apparentemente soltanto psicologico, mettiamolo tra virgolette, perché sappiamo tutti che psicologico non esiste, solo psicologico, perché se l'apnei è vera ovviamente c'è un'interazione diretta. Allora, quindi gestione delle emozioni, vi dico, la prevenzione primaria, preprimaria ancora prima, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire intervenire sulle cause delle malattie in generale, e dopodiché cosa dobbiamo dire? Il presupposto qual è? Che il nostro organismo sa affrontare i problemi, li sa affrontare da solo, quindi dobbiamo metterlo nella condizione tale di poter affrontarle al meglio. Quali sono gli stressor? Poi lo andremo a vedere. Gli stressor sono tanti, sono quelli chimici, sono quelli fisici, ma sono anche quelli emotivi che dobbiamo prendere in considerazione, soprattutto quando si parla di bambini, perché noi dobbiamo pensare, questo lo affronteremo durante la scuola, perché mi hanno dato
questa meravigliosa opportunità di condividervi fondamentalmente esperienze cliniche, perché non faccio il ricercatore in laboratorio, sono a contatto con i pazienti, sono a contatto soprattutto con tanti bambini e ragazzi, e l'imprinting che noi diamo da un punto di vista non soltanto alimentare di esposizioni, ma anche comportamentale, fa veramente la differenza nella possibilità di vedere un adulto, un futuro adulto, un giovane adulto crescere sano, perché dei bimbi che io ho visto in fasce, che oramai sono adolescenti all'inizio della mia carriera, posso vedere come quale differenza c'è stata proprio nella loro crescita nel momento in cui anche i genitori sono stati allenati a gestire correttamente la crescita del figlio. Ora, che ho fatto? Ah, ho fatto il danno. Di chi parliamo quindi? Stiamo parlando di preadolescenti e adolescenti in apparente buono stato di salute, la difficoltà a gestire le emozioni, soprattutto la rabbia. Che cosa abbiamo fatto? Quindi, come approccio terapeutico, l'integrazione alimentare, l'approccio nella valutazione delle catene causali, adesso non abbiamo tempo di stare a spiegare tutto, coaching comportamentale individuale per il ragazzo, ma anche per i genitori, cosa fare, e coping emotivo, come gestire le emozioni. Poi l'interazione genitore-figlio è fondamentale, perché cosa succede? Questo succede sempre. I genitori ti arrivano e ti dicono: il figlio è rotto, me lo aggiusti? E no. E la consapevolezza è che noi genitori, nel bene o nel male, ci abbiamo anche noi a che fare con lo sviluppo emotivo sano dei nostri figli. Questa è una responsabilità che ce la dobbiamo prendere per forza, e non è colpa della scuola, non è colpa di nessuno, però noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, e quindi la gestione del rapporto genitore-figlio deve essere messa all'interno del contesto terapeutico, se no non funziona, perché io posso fare un coping gestionale emotivo al bambino e al ragazzo quanto mi pare, ma se poi nel momento in cui lui torna a casa vede il genitore che sbotta di rabbia, che non è in grado di controllare l'ira, ma che tipo di, che esempio ha? Ovviamente i suoi neuroni specchio imparano quello, non è che imparano altro. Poi sicuramente andrà in terapia da grande, migliorerà da grande, però comunque gli dobbiamo dare l'opportunità di avere un ambiente sano, sì o no? Come diceva Giorgio. E allora, l'autovalutazione, poi che cosa faccio fare? Un gioco, l'autovalutazione grafica, poi vi faccio vedere che cosa gli faccio fare, per vedere quanto si sono arrabbiati, con che tempo di reattività. Io cerco di controllare l'ora, va bene. Allora, ipotesi diagnostico-terapeutica, cioè perché sono andata a presentarvi questo discorso? L'idea qual è? Che intanto noi sappiamo una cosa, vado avanti e poi ritorno indietro. La rabbia nella medicina cinese, che cos'è? Adesso se c'è qualcuno che è super esperto in medicina cinese magari rabbrividirà per la semplificazione, però la rabbia fondamentalmente è quell'emozione primaria che si associa al meridiano di fegato, al movimento legno. E allora, meridiano di fegato e colecisti, che cosa gli succede? Gli succede che se il fegato, proprio per, siccome c'è questa relazione di interdipendenza tra l'aspetto emotivo e l'aspetto fisico, se io sono intossicato è più facile che sono rabbioso, se il fegato sta in difficoltà, se è caricato è più facile che sono rabbioso. Se io sono rabbioso di mio, perché sono un soggetto di temperamento rabbioso, è più facile che mi si carica il meridiano di fegato. Quindi l'idea qual era? L'idea era anche vedere, quindi ritorniamo un attimo indietro, era vedere che se questo aspetto fisico potesse essere in qualche modo di aiuto, quindi andando a depurare il fegato e vedendo se il fegato in qualche modo era caricato troppo, poteva aiutare nella gestione di questi ragazzi. Quindi piuttosto che semplicemente fargli fare una psicoterapia, o piuttosto che semplicemente dargli lo psicofarmaco, perché ripeto, il passaggio prima era i genitori molto preoccupati, non sanno che cosa fare e pensano di portarli dallo psichiatra per dargli un calmante, perché esplodono sti ragazzi. Poi vi do anche le tre storie. L'altro aspetto qual è? Che stare in una condizione di preallerta costante, come poi vedremo, quindi mette in allarme tutto quello che riguarda il nostro sistema emotivo, possa essere dovuto anche, non soltanto a una condizione emotiva, ma anche a uno stato carenziale. Perché se noi ci pensiamo, quando abbiamo fame, quando abbiamo sonno, quindi quando ci sono delle cose che mancano fisicamente, cioè la mancanza di sonno si produce in un'alterazione biochimica, ormonale,
mentale. La fame si produce in un'alterazione biochimica ormonale. Bene, questa cosa crea uno stato di preallerta, se vogliamo, che ci rende più irascibili. Ma insomma, non vi capita che quando siete stanchi basta che uno vi dice una cosa e scattate come una molla? Succede. Quindi l'idea era anche questa, ma non è che sti ragazzi c'hanno qualche cosa che li sta mettendo in preallerta fisicamente parlando? Quindi è inutile che io lavoro solo ed esclusivamente, come diceva prima il collega. Certo, non bisogna mai lavorare solo ed esclusivamente sull'aspetto emotivo, però noi diciamo, vabbè, l'aspetto era solo emotivo, è inutile che lo lavoro solo lì se non mi vado a prendere anche l'aspetto fisico, no? E allora, questa era l'idea, quindi rimetterli nel pieno delle loro energie fisiche per vedere se migliorava la faccenda. Allora, i tre ragazzi di cui vi parlo sono Elena, i nomi non sono reali, Elena 12 anni, vi metto quelle che è l'anamnesi, parte dell'anamnesi che facciamo di solito, cesareo, allattata al seno, parzialmente vaccinata, molto sportiva, fa danza da quando aveva 3 anni, super perfezionista. Ottimo profitto, intollerante ai vestiti stretti. La mamma mi dice questo aspetto qui, va al telefono, intanto mi dice, è una guardi dottoressa, io ho paura a portargliela però, perché non so come reagirà, perché potrebbe dare in escandescenze, è un periodo veramente difficile a casa. Lei tira i piatti, rompe tutto, poi si dispiace magari, però fa delle scene incredibili. Intollerante ai vestiti stretti, questo è un gran problema per lei, perché facendo danza non può portare le calze, e quindi la mette in una condizione di disagio rispetto alle compagne. Lamenta a volte prurito intimo, ma tutti i tamponi sono negativi, quindi fisicamente non c'è niente, quindi lo possiamo classificare come prurito sinemateria, quindi iperreattività del sistema nervoso, prurito sinemateria, ci ricorda un po' il fegato, no? Non mangia niente, nessun tipo di frutta e verdura, niente, quindi già sappiamo che fisicamente qualche problemino ce lo dovrà avere. Familiarità per sindrome ansioso-depressiva, lamenta gonfiore addominale, ma assolutamente da un punto di vista clinico, niente, la pancia completamente piatta, l'addome trattabile, quindi niente di particolarmente evidente, sono tutte sue sensazioni fisiche che lei lamenta. Patologie autoimmuni, familiarità, c'era, celiachia la sorella maggiore, questo è importante perché il grano lo troviamo anche da lei. E poi cosa abbiamo? Estremamente irascibile. La mamma che cosa ha fatto allora? Di testa sua ha provato a darle N e ha funzionato. I sintomi non ce li aveva più, però la mamma voleva che glielo prescrivesse qualcuno. Sperava che potessi prescriverlo io, perché aveva funzionato, non se la sentiva, ma è stata veramente onesta, mi ha detto con N funziona, cioè con N non c'è più il prurito intimo, con N si mette le cose strette e con N non mi fa non mi rompe i piatti in casa. E vabbè. Ora, gli episodi quando si verificano, quando viene contrariata, quando ottiene risultati inferiori rispetto alle sue aspettative, quando le arrivano richieste sgradite o si sente inadeguata, e c'è da far presente che la madre onestissima mi dice, qui non ho finito di scrivere, mi sono scordata, che la madre onestissima mi dice, perché chiedo, ma forse avete caricato la bambina di aspettative? Beh, oddio, forse sì, perché quando era alle elementari, se prendeva 10 ero contenta, se prendeva 9 ero meno contenta. E quindi ci abbiamo da fare pure noi. Allora, l'utilizzo dei dispositivi elettronici, questo qui era un dato comune a tutti e tre, cioè la particolarità qual è? Questi tre soggetti totalmente diversi, come biotipo, come vi dirà poi il professor Allegrini, totalmente diversi, uno basso, cicciottello, un carbonico proprio classico, lei magrolina, totalmente diversi, però con queste caratteristiche comuni. E di questa rabbia poco gestibile, l'utilizzo dei dispositivi elettronici superiore alle 4 ore al giorno, tutti quanti, DAD esclusa, quindi al di là dell'aspetto strettamente connesso allo studio, quindi loro stavano al PC o al tablet più di 4 ore al giorno, con cellulare di proprietà regolarmente indossato. Quindi una ce l'aveva in un taschino della camicetta, prima di... ecco, ho fatto il danno, l'ho fatto... Uno ce l'aveva, e questa è la mia simpatia per i dispositivi che funzionano con le robe elettroniche. Vabbè, ce l'ho io il retro, grazie. Ok, quindi dicevamo, cosa fanno questi ragazzi? Stanno tantissimo al cellulare e al tablet.
regolarmente con, e questo è importante perché lo dovete guardare pure sui cellulari vostri, con il wifi sempre aperto, il bluetooth sempre aperto e la posizione sempre aperta. Questo cosa vuol dire? Che oltre a lo scarico dati costante, oltre all'aggancio alla cella costante per farlo funzionare, c'è anche il wifi che costantemente cerca di captare altri wifi in zona, quindi anche quando non sono connessi al wifi, perché dentro il mio studio il wifi non c'è. E quindi non gli serviva avere la spietta del wifi acceso, il bluetooth acceso, quindi prendono anche diversi range, diversi campi di frequenza che vanno a sovraccaricare l'organismo, perché noi dobbiamo sempre pensare che noi siamo immersi, purtroppo questo è vero, in un cocktail di inquinanti. Poi è ovvio che il nostro organismo è resiliente, cerca di cavarsela, cerca di trovare delle soluzioni di gestione, ma se noi cerchiamo di ridurgli l'impatto, male non è. Quindi andiamo avanti. Ah no, adesso c'ho di nuovo questo. Mia, 14 anni, parto naturale, da piccola aveva le otiti ricorrenti, poi sono risolte, per il resto una bimba che fondamentalmente non si ammala mai. Post-Covid cosa inizia? Inizia ad avere gli attacchi di panico frequentemente, ma perché? Perché rimane in casa per tutto il periodo del Covid con mamma e papà, che ovviamente erano in quarantena tutti quanti insieme, quindi non va a scuola, non si deve più confrontare con l'ambiente scolastico. Quando è il momento di tornare a scuola inizia a, dice la mamma, da di matto, quindi attacchi di panico, sbava, inizia a tremare, urla, diventa fisicamente anche violenta, fa delle cose e la madre mi dice incredibile, è una bimba tanto buona, tanto carina. In realtà quando me la presentano lei e il papà, mi presentano una bambina totalmente diversa da quello che loro raccontano, perché questa bambina che era tanto buona e tanto carina rispondeva al papà con una scostanza, un'arroganza e un atteggiamento veramente fastidioso da vedere. E quindi la sensazione qual era? Una rabbia covata dentro, infinita, che i genitori, ma neanche proprio lontanamente, la stavano vedendo. E mi dice: sa, è una bambina così dolce, dottoressa, è così sensibile. Ma indubbiamente lo sarà che è una bambina così dolce, così sensibile, non c'è dubbio. Ma nel frattempo questa bambina così dolce, così sensibile sta montando un mostro di rabbia dentro che, se non lo andiamo a gestire, finisce che esplode male, non semplicemente con qualche urlo dentro casa. Gli episodi si verificano qualcosa in concomitanza di eventi che non le sono graditi, quindi la bambina di per sé sta bene. Se tu non la contrari, appena la contrari, diventa un idra a sette teste. Sempre il nostro utilizzo dei dispositivi elettronici. Il rapporto con la madre era veramente morboso, tanto che a 14 anni la mamma ancora la gestisce completamente nell'aspetto scolastico, pur non essendo una bambina, non è un DSA, quindi non aveva dei deficit, ma la gestisce completamente senza rendersi conto di che tipo di danni sta andando a fare la bimba. Poi andiamo a vedere come stanno messi da un punto di vista fisico. Francesco ha 13 anni, parto cesareo, lui è l'unico che ha una diagnosi veramente seria, una DHD grave. Tutto quello che ci poteva avere ce l'ha, è disprassico, dislessico, discalculico, c'ha tutto. Ora, la mamma cosa ci dice? Molto sensibile e creativo, mangia veramente tanto, proprio bello cicciottello, gli piace cucinare, però ultimamente lui stesso se ne rende conto e mi dice: non so che mi succede, mi arrabbio tantissimo, non lo so, mi dispiace. L'unico che tutto sommato era questo maschietto che dice: mi dispiace pure a me. Va bene, anche lui sempre con i nostri dispositivi elettronici. Allora, la differenza tra rabbia e aggressività qual è? Che la rabbia è l'emozione primaria, noi dobbiamo avere la rabbia, cioè non è che noi la possiamo demonizzare e dire che quella non ce la dobbiamo avere, ce la dobbiamo avere. È un'emozione scomoda da un punto di vista sociale, non piace a nessuno essere arrabbiato perché viene poco, come dire, tollerata anche dagli altri, ma quando serve ci deve essere, è primaria perché riguarda una nostra risposta all'ambiente esterno che serve per la sopravvivenza. Diverso poi è l'aggressività, cioè l'aggressività è invece il comportamento che noi abbiamo conseguenziale al vissuto di rabbia che proviamo dentro. Ora, ci sono dei momenti in cui il comportamento aggressivo è necessario, perché appunto è il passaggio successivo all'azione, sento l'emozione rabbiosa e agisco, e quando invece va ridimensionato e contenuto e rigestito. Ora, che cosa dobbiamo anche dire? Che l'aggressività di questi ragazzi si presentava, non però, non sono i bulli, quindi non sono è il ragazzo aggressivo in sé, sono ragazzi che diventano aggressivi nel momento in cui si sentono, tra virgolette, minacciati.
Cioè, che la minaccia sia irreale, tipo mamma che mi ha chiesto di apparecchiare la tavola mentre io volevo continuare a giocare con la PlayStation, non è una minaccia reale, ma è comunque una minaccia. Cioè, io nel mio spazio che mi sono organizzato, che ci sto comodo per giocare con la PlayStation fino al punto che in cui si bisogna andare a cena, ecco che mi arriva l'invasore mamma che mi dice adesso si va ad apparecchiare. Quindi non sono aggressivi in sé questi ragazzi, e questo è fondamentale nell'approccio terapeutico poi. Ok, abbiamo detto della rabbia medicina cinese, quanto va bene, ce la facciamo. La rabbia in medicina cinese che cos'è in questo caso, in questi ragazzi? Quindi senza che stiamo a fare tutta la lezione sulla rabbia, in questi ragazzi è un pieno di yang, diciamo, quindi questo fuoco che sale su è tipico dei giovani, quindi quando il fegato c'ha tanta energia è tipico dei giovani, è un'espressione violenta ed esplosiva, quindi non è un aspetto manipolativo, rancoroso di base, no, è proprio adesso io te ti prendo, ti sbrano, quindi qualche cosa di proprio primordiale che viene su. Ora, la stasi del chi di fegato, che è importante, avviene perché cosa? Per frustrazione di questo generale. Il fegato viene in medicina cinese chiamato il generale. Il generale che cosa fa? Scruta dall'alto della collina, guarda dove piazzare le truppe, cosa fare, come mettersele, e quindi le sue risorse quali sono? Il qi e lo yang. Ok, per stare in equilibrio che cosa gli serve al fegato? Guardatelo, perché questo è fondamentale. Gli serve movimento, possibilità di sviluppo, avventure, spazi liberi e avere una direzione verso cui andare. Poi, regole troppo costrittive, spazi fisici ridotti portano a una stasi. Ora, che cosa è successo nel lockdown? Quindi energeticamente li abbiamo schiacciati, ma non solo, non abbiamo fatto solo l'aspetto energetico. L'alterazione della funzione detox, anche quella ovviamente avviene per, se io sovraccarico, quindi questo lo sovraccarico da un punto di vista emotivo, poi lo sovraccarico da un punto di vista fisico, perché cosa succede? Quando non gli abbiamo fatto, quando li abbiamo messi in lockdown, cosa abbiamo fatto fare? Gli abbiamo fatto fare la DAD. La DAD sono esposizione ai campi elettromagnetici, esposizione ai dispositivi elettronici. L'esposizione ai dispositivi elettronici crea tutta una serie di problematiche che poi affronteremo durante la scuola, ma tra cui, veloce, problematica dell'alterazione del sonno, che non è affatto banale. Dici, vabbè, dormi meno. Caspita, il sonno è fondamentale, soprattutto in un organismo in sviluppo, e non è fondamentale solo per l'aspetto cognitivo, per il pruning, il remodeling del cervello, no, è fondamentale per la detossificazione del corpo. Quindi il fegato, chi mastica un po' di medicina cinese sa perfettamente che lavora tra l'una e le due e le tre di notte e le tre del mattino, quindi quell'orario lì è fondamentale. Il fegato deve stare già a letto da un po'. I nostri ragazzi vanno a dormire tra l'una, l'una e mezza, le due, quindi zompano tutta quella parte lì. La produzione della melatonina è alterata. Perché? Perché gli dispositivi elettronici sono tutti retroilluminati, quindi noi dovremmo stare, fisiologicamente parlando, in una condizione di buio, di relax, e invece no, noi stiamo, usano i tablet nei giochi di ruolo. Lasciamo perdere poi che cosa c'è su internet, chi è genitore lo sa, io che ce l'ho piccola, dico, speriamo che per quando lei è cresciuta questo sia già risolto, perché il chat, cose, app che sono da far rabbrividire. Bene, sovraccarico di carboidrati, sapete quanto è aumentato il consumo di farine nel periodo del lockdown? Tutti a cucinare, tutti a fare torte, eravamo tutti panificatori, no? Grandi consumi di carboidrati, quindi reclusione, ipossigenazione, tenuti dentro casa, non si poteva andare fuori, con le mascherine, per carità, che vai a fare la passeggiata al parco, i parchi tutti chiusi, al massimo cammini intorno al palazzo, e va bene, e mancanza di adeguato riposo. Quindi a buon intenditor già ce lo potevamo aspettare che loro si sarebbero in qualche modo ammalati. Poi si sono ammalati tutti stanno presentando questa problematica? No, ovviamente, per carità, perché ognuno è diverso, perché ovviamente dobbiamo considerare che la capacità gestionale anche del corpo è diversa e l'impatto emotivo è anche diverso, perché è ovvio che se voi a un sanguigno lo tenete chiuso dentro casa, lo fate andare via di testa perché c'ha bisogno di respirare all'aria aperta, c'è sta un altro biotipo che invece sarà più tranquillino, per carità, ovviamente. Poi lo stress è la risposta adattativa. Lo stress è un meccanismo assolutamente aspecifico, e noi rispondiamo a tutti gli stimoli nocivi allo stesso modo. E lo stressor può essere natura fisica o psichica, abbiamo detto. Risposta specifica per quale motivo? Perché è un meccanismo fondamentale per la sopravvivenza. Questo molto velocemente, di che cosa dobbiamo dire? Che quando noi andiamo
a parlare di risposta adattativa, noi andiamo a chiamare l'ipotalamo, l'ipotalamo, i nuclei parvocellulari dell'ipotalamo, che cosa ci vanno a attivare? Ci vanno a attivare il sistema ortosimpatico, tra le altre cose ci vanno a attivare il sistema ortosimpatico per la mobilitazione del corpo, e ci vanno a attivare il locus ceruleus con la noradrenalina, che cosa fa? Mi attiva lo stato di vigilanza, la parola chiave in questo caso è vigilanza, vigilanza è cortisolo. Lo stato di vigilanza che cosa vuol dire? Che il mio cervello è più reattivo, scatta, è pronto, pronto, pronto a scattare, pronto alla lotta o pronto alla fuga. E quando il cervello è più reattivo vuol dire che la soglia per l'arousal, quindi il risveglio totale del cervello, è più bassa, mi serve uno stimolo più basso e quindi l'entità dello stimolo per la reazione sarà inferiore. Ora, l'aspetto interessante che riguarda poi l'amigdala e quindi l'aspetto emotivo è che l'amigdala che cosa fa? L'amigdala è una sorta di... per abbreviare il discorso, l'amigdala è quella parte del nostro cervello che scatta la foto emotiva. Scatta la foto emotiva e dice, ok, qui, in questa situazione c'è un pericolo, in questa situazione io devo reagire. E la foto emotiva può essere, quindi, il piatto che si rompe, il rumore del piatto che si rompe, l'odore del pane che sta cuocendo mamma e tante botte che mi sono arrivate perché ho rotto il piatto. Quindi elementi diversi della foto, con tante afferenze che arrivano sia da un punto di vista interno che da un punto di vista esterno, perché l'amigdala ha afferenze sia dal mondo, dall'ambiente interno che dall'ambiente esterno. 5 minuti, allunghiamo il tempo. Ma non è vero, 23, ce n'ho 7 di minuti, buciardo. Allora, non scherzare. Ecco, mi hai fatto anche perdere il filo. Dunque, quindi l'amigdala perché mi interessa? L'amigdala mi interessa perché quando lei scatta una foto emotiva, poi, fin da piccolo questa cosa succede, quando poi mi ritornano degli stimoli che rientrano in quella foto, mi fanno scattare lo stesso tipo di reazione. Ora, più io sono tranquillo, quindi più alta è la soglia per l'arousal, quindi più alto è il quantitativo e l'impatto degli stimoli che mi servono per scattare, più elementi della foto mi serviranno. Se invece sono già pronto e mi basta un piccolissimo stimolo, che subito l'amigdala fa scattare tutto il sistema. Quando si attiva l'amigdala, quando c'è l'ipercortisolemia, che cosa fa? Mi spegne l'ippocampo, che mi va a bloccare anche la risposta dell'ipotalamo. La neocorteccia viene tagliata fuori, quindi la capacità di dire lo faccio o non lo faccio, reagisco o non reagisco, viene tagliata fuori. Quindi siamo in una condizione di vado avanti velocemente, no, questa era una condizione in cui la possibilità, nel momento in cui mi arriva alla coscienza lo stimolo e io posso decidere se agire oppure no, non c'è più. Quindi questo che cos'è? È la nostra timeline emotiva, noi tutti funzioniamo così, cioè c'è un trigger, c'è un trigger che si attiva, che può essere immaginato o reale. Questo trigger ha una valenza emotiva e noi possiamo avere dei trigger che sono geneticamente determinati. Questo è un aspetto interessantissimo che cercheremo di parlare, che cercheremo di affrontare nella scuola, cioè noi possiamo reagiamo a certe cose non perché ci sono state insegnate, quindi non è una cosa che noi abbiamo appreso nel corso della nostra vita, sono delle cose che noi abbiamo in qualche modo ereditato. Se c'è un serpente, noi fisiologicamente, proprio filogeneticamente, abbiamo paura del serpente e non abbiamo paura dei fiori, però. A meno che uno non abbia avuto un trauma specifico con il fiore, cioè tu hai toccato un fiore e ti appunto la vespa, allora quello può diventare un'associazione negativa per te, ma il bambino spontaneamente non ha paura del serpente e ha paura dei rumori forti. Questa è una cosa che noi ci abbiamo tramandata. Ora, che cosa succede? Quindi il trigger emotivo arriva, attiva l'amigdala 200 millisecondi, quindi velocissimo, velocissimo, si attiva il circuito limbico adrenergico. A quel punto, dopo che si è attivato già il circuito limbico adrenergico, quindi siamo pronti alla reazione e tendenzialmente anche siamo anche lì a reagire, perché vediamo il tubo arrotolato nel giardino che si muove, ci sembra il serpente, facciamo il passo indietro, questo serve per la sopravvivenza, cominciamo ad avere la coscienza. Quindi quando, non so, arriva qualcuno che
sento che potrebbe minacciarmi, che mi sta rompendo la scatola, sono stanco, ho fame, adesso abbiamo fatto sta conferenza, ho fame, voglio andare a mangiare, e qualcuno viene e c'ha voglia di chiacchierare. Potrebbe essere qualcuno che sta, come dire, minacciando il mio spazio, e io a questo punto ho la libertà di decidere se dargli un pugno in faccia, farlo cascare a terra così io posso andare a mangiare, oppure essere cortese e cercare di relazionarmi con lui sulla base di che cosa? Delle regole apprese di espressione emotiva, cioè la mia rabbia come la posso manifestare. La manifesto in modo esplosivo, facendo fuori il mio potenziale aggressore, la manifesto in modo gentile, garbato, controllato, subisco la rabbia perché è sbagliato sentire questo tipo di emozione e quindi non agisco. Comunque questo rientra nella possibilità del lavoro della nostra coscienza, che poi ci farà agire. Quindi il primo step terapeutico quale deve essere per il ragazzo? Intanto cominciare a riuscire a riprendere, fermi tutti, la coscienza, quindi il momento in cui tu senti che ti è arrivata la rabbia e che vorresti tirare il piatto a mamma, cominciare a urlarle, ok, calma un attimo, sentila questa cosa, sentila, respira, vivila un attimo e vediamo se riesci all'inizio quantomeno a controllarla. Poi è ovvio che quello che dobbiamo fare, andare a fare realmente, è abbassare il livello di iperattivazione per cercare di limitare, cioè riportare l'attivazione reale a uno stimolo reale. Cioè è ovvio che se qualcuno ti arriva e cerca di rubarti lo zaino, tu giustamente devi reagire per arrabbiarti. Se mamma ti chiede di sistemare la tavola quando invece stai giocando alla PlayStation, non è il caso di arrabbiarti. E ancora di più l'obiettivo poi qual è? Quando veramente si va in profondità con la terapia, e quindi con la transblanda, con la visualizzazione, che sono tutti strumenti terapeutici che io utilizzo regolarmente, che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere perché tu senti la minaccia nel momento in cui, quindi quando è che ti si è formata quella foto emotiva per cui gli stimoli che tu oggi stai vivendo come minacciosi per te ti diventano fonte di esplosione. Ok, ebbene, il possibile impatto delle radiofrequenze sulla salute. Ora vado velocissima. Ci sono tutti questi studi che adesso vi faccio vedere. Questi sono i canali del calcio voltaggio dipendenti. I canali del calcio voltaggio dipendenti fanno un sacco di cose, sono ubiquitari nell'organismo, 2 minuti, ma ce la faccio. Sono ubiquitari nell'organismo, quindi fanno un sacco di cose fondamentali. Bene, tutti questi sono studi che fanno vedere come l'esposizione alle radiofrequenze alterano la funzionalità dei canali del calcio voltaggio dipendenti. Lo stress cellulare e le radiazioni elettromagnetiche? Assolutamente sì, perché l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche fa sì che vengano espressi le proteine dello shock termico, che sapete che sono quelle proteine che vengono espresse quando la cellula è stressata, quindi ce lo dice già la cellula che vengono stressate. Vengono prodotti tanti radicali liberi e viene aumentata l'attività della colinesterasi cerebrale, quindi vuol dire che l'acetilcolina del cervello viene ridotta, quindi la funzionalità cerebrale viene ridotta. Sapete che l'Alzheimer c'è la bassa acetilcolina, no? Beh, ok, quindi andiamo avanti. Questi sono tutti studi che riguardano lo stress ossidativo. Adesso andiamo a vedere velocemente i nostri ragazzi. Bene, è inutile che adesso entro nel dettaglio di tutte le carenze che hanno, vi dico subito, hanno tante carenze che riguardano l'aspetto del profilo antiossidante, quindi non riescono a gestire correttamente l'ossidazione, e non hanno quei cofattori che sono necessari per la detossificazione, quindi gli mancano la vitamina B12, la lisina, la glicina, la biotina, quindi gli mancano componenti che funzionano per l'aspetto strutturale, gli mancano componenti che funzionano per l'aspetto catabolico, e gli mancano omega 3, omega 6, che sono fondamentali per la costituzione delle membrane cellulari. Poi c'è il professor Pietro Pace che ve ne parlerà ampiamente. E l'aspetto importante, che questo lo voglio sottolineare, tutti quanti avevano o interferenze, quindi campi elettromagnetici segnala come priorità, o interferenze o in sfide ambientali radiazioni. Quindi le due ragazze avevano le interferenze, mentre il Francesco, il ragazzo, aveva radiazioni. Quindi interferenze mia, ok.
Detossificazione in sinergia con il senere, cioè, se voi ve ne andate a guardare adesso, ho finito, sono scorato. Comunque, se noi andiamo a guardare quelle che sono le carenze di questi ragazzi, noi possiamo andare a rintracciare proprio un impatto che non si è ancora evidenziato in nessun tipo di danno d'organo, non si è neanche evidenziato in nessun tipo di sintomatologia fisica, che però ci fa da spia sul fatto che il loro organismo, giovane, in crescita, sta già faticando a gestire il carico tossico e sta già faticando a mantenersi in un corretto stato di salute. Quindi per questo fondamentale l'aspetto delle strive, per dirci quali erano quelle carenze, perché poi è evidente che a un certo punto di terapia che gli ho fatto fare? Gli ho fatto fare tutta l'integrazione e tutte le cose che mancavano. Quindi ovviamente mancano quelle cose, le mettiamo dentro, mancano gli omega 3, gli omega 6, li mettiamo dentro. Poi cerchiamo di andare ad agire su quelle che possono essere le cause che hanno portato a questo tipo di danno. Quindi intanto, if it's stable you can cable, questa è una cosa che io dico sempre, se è stabile, se sta fermo, lo puoi mettere col cavo, non serve che vada wifi, perché il mouse con il bluetooth, la tastiera con il bluetooth, il cellulare, ma mettici quel benedetto cavetto e fallo funzionare col cavetto, funziona uguale, funziona benissimo. Le cuffie che i ragazzi si portano costantemente sulla testa. Ok, quindi prima cosa, togliere tutte le cose che erano senza cavo, sia loro che i genitori, perché poi i genitori devono dare il buon esempio, assolutamente, perché se no, se vedono il genitore che non lo fa, correzione delle carenze, sostegno del meridiano, quindi o con l'FMC epato, poi sono stati testati, con l'FMC epato o con il meridian Tau 2, nel caso specifico di questi ragazzi, e poi campi a casa, gli esercizi di respirazione, il grounding, andare all'aria aperta, mettere i piedi per terra, scaricare il sovraccarico elettromagnetico, sembra una banalità, ma è fondamentale. Farli stare a piedi nudi sull'erba o abbracciare un albero è fondamentale. Quindi poi in base a quanto i genitori sono aperti e quanto i ragazzi possono essere aperti, vado, finito. Ok, ciao. E no, questo qui è l'aspetto di autovalutazione, cioè quanto ti sei arrabbiato e quanto ti arrabbi nel corso della giornata, quindi quante nuvolette nere ci sono state oggi, quanto ti sei arrabbiato. Quindi tutti i giorni hanno tutti questi foglietti, tutti i giorni mi devono colorare quanto sono arrabbiati. Bene, la cosa positiva è che nel corso della terapia sono passati sempre dal livello super super Saiyan a un livello più basso di gestione. Ok, finito. Grazie. Nella scuola di alta formazione non vi dico, bisogna per fermarla tocca sparargli, perché non si è fermo.